A pochi giorni dalla conferenza nazionale fissata a fine mese a Monza, il Partito Democratico altoatesino si è ritrovato alla sede bolzanina di Piazza Domenicani per discutere di tematiche riguardanti il lavoro autonomo e le piccole e medie imprese. Un'iniziativa a cui hanno partecipato rappresentanti del settore politico, di quello imprenditoriale, di quello sindacale e della cooperazione. È necessario, ha spiegato il responsabile di Forum Economia Pietro Calò, dare delle proposte che possano agire profondamente all'interno delle strutture delle piccole e medie imprese, puntando l'attenzione in particolare sulla possibilità di incidere a livello fiscale e burocratico. Ma certamente, al di là delle peculiarità dei singoli settori, una fortissima semplificazione del quadro burocratico ed incentivi di natura fiscale per la crescita, quindi per chi investe e quant'altro, sono gli elementi fondanti di questa politica. Poi certamente in chiave locale andranno anche individuati elementi che in chiave nazionale possono essere meno importanti ma che caratterizzano la nostra terra e che devono essere a nostro avviso tutelati. Noi come PD anche a livello locale crediamo di aver individuato qui con la collaborazione di tutti gli addetti ai lavori che oggi sono stati invitati a dare il loro contributo una serie di misure che credo che in questo senso possano essere accolte favorevolmente. I dati ASTAT relativi al 2008 confermano che le piccole e medie imprese rappresentano l'asse portante dell'economia, visto che 9 imprese su 10 ne fanno parte, dando lavoro a circa il 70% di tutti gli addetti. In Alto Adige le cosiddette PMI sono oltre 41.000 e danno occupazione a 131.650 addetti, con una media di 3,2 addetti ciascuna. Il fatturato complessivo nel 2008 ha sfiorato i 19 miliardi di euro e il valore aggiunto delle piccole e medie imprese ammontava al 31,6% dell'intero prodotto interno lordo provinciale.